basta. Luca Madonia, 12 e 14 minuti. Con noi in studio, siamo tutti ben calmi. Devo dire che da quando è arrivato Luca stamattina qui è arrivata una tranquillità. Peraltro siamo venuti anche insieme, no? Perché siamo partiti da Catania insieme, siamo arrivati proprio qui. Quindi scrivete anche per Luca Madonia, ci sono già dei messaggi anche per Luca, li leggeremo dopo. Luca Madonia, io l'argomento del giorno l'ho scelto perché mentre ti guardavo, dicevo, lo voglio presentare dicendo tre aggettivi. Che secondo me sono della persona ma anche dell'artista, anche del prodotto che poi l'artista propone, no? Perché poi alla fine le cose si riflettono all'interno delle cose che fai, è normale, cioè il tuo modo di essere. Io credo che uno su tutti sia l'eleganza, che è una cosa molto importante. Quindi elegante ci sta. Sì, elegante ci sta, anche perché l'eleganza spesso è legata alla forma delle cose, poco alla sostanza. Sì, però in questo caso, nel caso in cui bisogna presentarsi al pubblico, bisogna essere eleganti e fare delle cose eleganti, secondo me sempre. Garbati, secondo me è una cosa importante che si sta perdendo. Quindi quando io vedo qualcuno che ancora ci tiene a questa cosa, io sono molto contento. Poi gli altri due oggettivi penso che non sia tutto perduto. Poi creativo, no? Questo deve essere per forza di cose una prerogativa. E poi secondo me un'altra cosa è un po' tenebroso. Per me tenebroso. Io volevo dirti timido. Perché io sono un timido. Io l'ho detto prima quello. Io faccio questo mestiere. Allora io ti vedo tenebroso perché tu sei timido, secondo te. Guarda, non lo so, può darsi. Guardati bene, eccolo. Perché sei accanto a Fiorello. Vabbè. E questo mestiere mi serve per esorcizzare questo aspetto del carattere. Questo è vero, diventa psicoterapia. Però eleganza secondo me c'è quel fatto. Eleganza tantissima. Grazie, che amici. Non ci siamo a offuscare niente, ti giuro. Devo anche dire, è solo la verità. Ci siamo sentiti proprio ieri anche per altre cose. Faremo una cosa insieme il 14 di maggio, poi ve lo diremo. Un omaggio a Battiato, di cui parleremo tra un po', perché per te ne parliamo adesso. Che volessi mandare la pubblicità, la mandiamo, però subito dopo parte l'alieno, che è una delle tue esperienze sanremesi, 2011. Ma anche soprattutto 2011, una delle tue esperienze insieme a un grandissimo Franco Battiato, che è un grande artista, ma soprattutto era un tuo amico. Sì, ma anche una persona umilissima, perché lui lo ha raccontato tante volte. Cioè, Franco è andato a Sanremo con lui, ma non lo ha voluto né offuscare né mettere di lato. Ha detto: guarda, io intervengo alla fine. È vero o no? Questo mi ha fatto un regalo, è stato un grande regalo. Si rendeva conto di avere un nome immenso, per cui mi avrebbe giustamente schiacciato. Sì. Mi ha detto: io vengo, l'ho raccontato mille volte, vengo a farti da corista. Così, ma come da corista? sì, è bellissimo. Lui mi ha raccontato questa storia che è meravigliosa. Devo dire c'è un Battiato che si affaccia. Ma soprattutto sono stati 33 anni di amicizia meravigliosi. Io l'ho conosciuto quando lui tornava a vivere in Sicilia, a Catania, dopo gli anni milanesi, e ha prodotto l'ultimo disco di De Novo. Esatto. Noi eravamo tutti ragazzini spaventati, venuti dalle Madonie a cercare carbone. Guarda, c'è anche una fotografia che gira sui social, tu l'hai pubblicata più volte. No, non ce l'abbiamo qui, me la ricordo adesso, dove siete voi piccoli, tuo fratello Mario, Tony Carbone con Battiato. E lì è nata questa amicizia, questa intesa. Voglio dire, con Franco ci vedevamo spessissimo, e poi con lui parlava di tutto. Era veramente una persona speciale, buona, generosa, colta, ma poi anche divertentissimo. Simpatici, come l'avete conosciuto, cioè spassoso. Io andavo spesso a casa sua, una cosa che lo faceva impazzire, lo sai cos'era? Lui aveva una donna di servizio, no? Che era una donna simpaticissima. Quando arrivavo io e lei entrava: signor La Rosa, come stai? Lui faceva: signora Anna, hai visto? Io la pago, però parla con te. Gli stai più simpatico tu. Perché Anna ci guarda, perché Anna guardava insieme, meraviglioso. Questa è una vecchia foto. Questa è una foto di noi agli albori. Esatto. Ma quale Maneskin? Guarda qua come si trova. Maneskin. Guarda. Senti, a proposito di Maneskin, visto che hai aperto il taglio, che ne pensi tu dei Maneskin? Allora, del fenomeno musicale dei Maneskin. Io sostengo che i detrattori dei Maneskin siano solo invidiosi. Esatto. Perché sono bravi, hanno una grandissima presenza scenica, sanno suonare. Poi fare paragoni con altri non ha senso anche perché sono anacronisti. Però riconosco che a 20 anni avere il successo che hanno, chapeau, che dire, bravi ragazzi, continuate, avete sold out in tutto il mondo. Allora, poi sicuramente hanno avuto anche una giusta fortuna, però sono
musicisti che hanno cominciato a suonare per strada, sono molto determinati. La cosa singolare dei Maneskin, secondo me, soprattutto è il fatto di essere passati da Sanremo, che è una cosa che forse, secondo me, non ci si sperava più, no? Che passare da Sanremo significasse anche trampolino di lancio, come era successo per la Pausini, per Ramazzotti, per Giorgia. Ultimamente non succedeva più, diciamoci la verità. E invece loro, sì, è vero che è stato Amici a farceli conoscere, però Sanremo è stato veramente un momento troppo importante, e ancora di più l'Eurovision Song Contest. Ecco, quelle due vittorie, quei due episodi, secondo me poi sono stati il viatico incredibile per il resto del mondo. Oggi vivono una grande avventura e credo che se la meritino. Assolutamente, la stanno gestendo. Sanremo anche è stato importante per loro. Per te quanto è stato importante Sanremo? Ma devo dire, Sanremo è allora era un po' meno sdoganato, nel senso che noi l'abbiamo fatto due volte con i De Novo, e lì forse i fans ci hanno un po' punito, perché noi venivamo da nuovo rock, dalla New Wave. Perché allora, era molto mainstream. Allora Sanremo era proprio dedicato a un certo tipo però, di musica. Però avevano fatto la sezione Sanremo Rock. E infatti il primo anno è stato di lusso, eravamo a Sanremo Rock insieme ai Simply Red, a Paul Simon, a Pazzi Kenzi, vi ricordate la spallina Bellina, quella non me la scordate. Oh, ma poi era troppo bella Pazzi Kenzi. Hai capito? Sì, lì sta Mennulicchia a casa, con Carlo Massarini che presentava. Noi peraltro siamo passati un orario meraviglioso, e poi allora si facevano 20 milioni, 18 milioni, ancora più di adesso, e ci è servito tanto. E ti ricordi chi vi premiò? La Cuccarini, giovanissima, la bella Cuccarini, che inciampò portando un regalo orrendo. Sai perché? Non diciamo la marca. Chi l'ha tenuto il regalo? Si è perso, il nostro manager l'ha perso a Sanremo dentro un taxi. Era un paio di jeans. Era i jeans d'oro, non so di che marca, non manco quello di c'era. C'era una marca di jeans prima da sponsor. Era una cosa. E il trofeo erano dei jeans. Su YouTube c'è questo video, perché l'abbiamo mostrato al racconto. Allora, a proposito di Sanremo, io l'alieno la devo mettere, anche perché dicevo prima, microfoni spenti, no? Che secondo me il testo di questa canzone vale per tutti. Ma diciamo, ma perché dici per tutti? Per tutti, perché secondo me ognuno di noi in qualche momento si sente alieno, alieno da quello che ha intorno, no? Rispetto a quello che ha intorno. E devo dire che io quando l'ascolto un po' mi ci rivedo, quindi immagino che succeda anche agli altri. L'alieno con il featuring, ormai si chiama così, il featuring con l'amico Franco Battiato, l'alieno. Aspetta, però prima c'è la pubblicità. Va bene, lo sperano ancora di più. Va bene, aspettano, vai. Tutto cori.